Ciao a tutti, in questo video voglio parlare del riaggancio dopo il no contact. Allora, dobbiamo tenere presente alcune cose fondamentali che se vogliamo riagganciare una persona, beh, intanto iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco. Questo è doveroso farlo, insomma, è doveroso dirlo anche. Però, tornando al discorso precedente, che cos'è il no contact e come effettuare un riaggancio dopo il no contact? Allora, il no contact è l'assenza di contatto, il non contatto. Se vogliamo, diciamo, effettuare bene il no contact, dobbiamo farlo in modo totale. Totale vuol dire che anche mentalmente non dobbiamo essere lì diciamo, a cercare quella persona, quindi anche mentalmente dobbiamo imparare a mantenere il distacco. Questo è il primo presupposto fondamentale. È fondamentale imparare a mantenere il distacco mentalmente. Se no, non si tratta di un no contact fatto bene, ma si tratta semplicemente di un no contact farlocco che non porterà dei risultati, perché se uno conta deve portare dei risultati, devono essere dei risultati, come dire, che avvengono, perché noi ci distacchiamo completamente da questa situazione, perché noi ci distacchiamo completamente da una situazione che ci genera sofferenza, altrimenti di no contact non si tratta. Quindi, ripeto, questo tengo a precisarlo, il no contact deve essere totale, totale significa totale. Quindi vuol dire non guardare stati WhatsApp, non seguire su Instagram, non guardare i post, non mettere like, non, niente di niente. E se vengono fuori dei pensieri legati a questa situazione, dirottarli da qualche altra parte. Questo distacco totale va mantenuto per almeno 21 giorni. Questo è importantissimo, per almeno 21 giorni mantenere il distacco totale, totale, totale. Una volta che noi siamo riusciti a mantenere questo distacco totale per 21 giorni, dobbiamo avere una possibilità di riagganciare questa persona, se ci interessa, perché, ripeto, il riaggancio va sempre valutato sulla base del ritenere che questa persona potrebbe essere una persona che va bene per noi, potrebbe essere la persona giusta per noi, altrimenti non ha senso seguire, diciamo, una procedura di riaggancio. Quindi il riaggancio soltanto qualora noi siamo certi che questa potrebbe essere veramente la persona giusta per noi e che non ci sono grossi impedimenti, cioè perché si tratta di una persona impegnata, una persona sposata, una persona, diciamo, con problematiche di varia natura, è meglio lasciar perdere. Molto meglio lasciar perdere, perché prendersi i problemi degli altri non ha proprio nessun senso, non ha veramente proprio nessun senso. Quindi, una volta che noi siamo riusciti a mettere in atto, diciamo, questa strategia per recuperare tutto sommato, diciamo, il nostro distacco, perché in 21 giorni, siccome noi lo somministriamo, generiamo attaccamento nell'altro e siccome ce l'autosomministriamo, generiamo distacco in noi. Questo è il principio del no contact. Una volta che abbiamo fatto bene tutto questo e valutato che l'altra persona potrebbe essere la persona giusta, allora a quel punto lì possiamo cercare di recuperare questa situazione, di recuperare la situazione di riconquistare la persona. Però per recuperare la situazione dobbiamo diciamo riavvicinarci in qualche modo a questa persona. Se non ci riavviciniamo non è possibile recuperarla. Il riavvicinamento va fatto se l'altra persona, quindi va fatto dopo i 21 giorni, e se l'altra persona non dà nessun segnale, diciamo così, possiamo aspettare entro i 3 mesi, diciamo, entro i 3 mesi conviene, e mandare semplicemente un messaggio, un segnale. Ci sono due o tre tipi di riaggancio, quello migliore è quello situazionale, cioè io ti sto cercando facendoti una domanda per un motivo oggettivo o che tu potresti ritenere oggettivo, in modo tale da valutare, capiamo subito comunque se c'è
un interesse o meno. Molto meglio un riaggancio situazionale, quindi con un motivo preciso, piuttosto che un riaggancio con un ciao, come stai? Avrei voglia di vederti. Insomma, quelle cose lì non hanno molto senso. Noi dovremmo, diciamo, mandare dei messaggi, dei segnali diversi. Insomma, questo è molto importante. Se impariamo a fare questo, otteniamo dei risultati molto, molto profondi, perché dopo aver fatto vivere uno sgancio per tre mesi magari, è facile che l'altra persona risponda, se non altro per... E comunque abbiamo sicuramente risuscitato l'interesse. Quindi questo è quello che va fatto, il riaggancio situazionale, oppure semplicemente tutto bene, cioè non so, ecco, trovare, se proprio quella è l'ultima spiaggia, no? Mandare un saluto, però devi focalizzarti, quindi devi prendere tutto il tempo che ti serve per cercare di capire quale potrebbe essere una situazione di riaggancio. Altra situazione potrebbe essere un riaggancio sempre situazionale, ma con un incontro dal vivo, magari grazie a una spalla, una persona che ti dà un aiuto, insomma, qualcosa del genere. Questo è un altro modo in cui noi possiamo interagire e conoscere, diciamo, la persona giusta per noi, insomma, e più che conoscere, riconquistare la persona giusta per noi. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramaschi, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.